Domenica 24 marzo 2024 al Degli Esposti di Bastia Umbra si disputa la finale di Coppa Primavera di prima categoria tra Proficulle e Torgiano. 64 le contendenti, solo una alzerà l'ambitissimo trofeo. Dirige l'incontro il signor Pannacci della sezione di Perugia, coadiuvato da Caravella, Connicella e Fora. Per la Proficulle mister Parretti Fabio schiera Aceto, Savelli, Giustiniani, Menichetti, Canuti, Aprea, Frelliccia, Muccifori, Vergaro, Pagnotta e Rubeca. Mentre per il Torgiano mister Simone Rubeca decide di schierare Montagna, Coliballi, Taddei, Catana, Sdringola, Rosati, Piselli, Conan, Bagnetti, Bastianini e Genovese. A muovere dal centro è il Torgiano in completa tenuta blu, che prova a ripetere l'azione che ha sbloccato la semifinale con il Fanello, ma l'estremo difensore della Proficulle, Aceto, fa buona guardia e blocca. Al quarto risponde la Proficulle con Savelli, che abbastanza solo al centro dell'area di testa non inquadra la porta. Corner dalla sinistra per il Torgiano, Genovese tocca per Bastianini che supera agevolmente la difesa, cross di sinistro per Sdringola che di testa manca il tapin sotto porta, siamo al decimo. Al diciannovesimo bella azione in verticale della Proficulle, combinazione Giustiniani-Rubeca, lancia la rete Vergaro che da posizione molto angolata tenta la conclusione, Montagna fa buona guardia. Al 24esimo brivido per il Torgiano, Muccifori calcia una punizione dalla distanza, Montagna è spostato leggermente in avanti, non riesce a intervenire, la palla cozza sulla traversa e Catana interviene con un retropassaggio. Al 27esimo scellerato retropassaggio di Canuti, Bagnetti lascia intervenire ma Aceto valanga rimedia all'errore e l'arbitro dice che è tutto regolare. Si cominciano ad aprire delle crepe nell'arcigna difesa della Proficulle, Genovese lavora un bel pallone sulla sinistra, mette al centro alcune titubanze in fase difensiva, un rimpallo al contrasto tra Conan e Pagnotta favorisce la conclusione a rete di controbalzo di Leonardo Catana che porta in vantaggio il Torgiano al 28esimo, grande giocata da Gustarsi al rallenti, travolto dai suoi compagni il giocatore. Esterno destro imprendibile a fil di palo. Al 32esimo Rosati non approfitta di un suggerimento sul primo palo da calcio l'angolo e di testa manda alto. La partita rimane con il risultato in bilico e le due squadre lottano con veemenza per dare una svolta alla partita. Il Torgiano dal canto suo per raddoppiare e per stare più tranquillo, la Proficulle per raggiungere il pari. Si va comunque al riposo con il risultato di 1-0 per il Torgiano. Si rientra in campo con le stesse formazioni di partenza, la prima azione è di Matteo Bastianini che prova a superare in velocità il suo diretto avversario, il quale lo blocca in modo irregolare costringendo il direttore di gara ad estrarre il primo cartellino giallo. Dalla punizione assegnata in favore del Torgiano ne scaturisce un grande pericolo per gli avversari. Catana disegna una delle sue solite traiettorie, la palla respinta giunge sui piedi di Piselli che indirizza bene nello specchio ma Aceto respinge la successiva conclusione vola alta sopra la traversa. Prima sostituzione per la Proficulle, esce Rubeca e entra Agoeborg. Al nono minuto è Bastianini a suggerire per Bagnetti, buona la preparazione ma il tiro è centrale. Tre minuti più tardi, cross di Conan, Aceto il numero uno della Proficulle, respinge sui piedi del sopraggiungente Piselli che da buona posizione non ne approfitta. Seconda ammonizione per la Proficulle al 19esimo del numero 10 Pagnotta. Al 24esimo per il Torgiano mister Simone Rubeca sostituisce Bastianini per Righetti. Cambio anche per la Proficulle, entra Tliglie per Frellicca. Al 33esimo la svolta della partita, Conan in pressione alta sui difensori ficullesi, recupera palla per due volte e serve liberissimo Bagnetti. Aceto fallisce il primo intervento e nel secondo tentativo lo stende. Il direttore di gara non ha esitazioni e fischia il calcio di rigore in favore del Torgiano. Come possiamo vedere anche con il rallenti, il portiere con la mano va sulla gamba d'appoggio, il fallo è evidente.
si incarica di calciare dagli 11 metri Sergio Rosati, lo specialista, sempre a segno, freddo come sempre, non ha esitazioni. Spiazza il portiere e realizzando la rete del 2-0 per poi correre sotto la curva torgianese scatenando la gioia dei tifosi. Esecuzione perfetta. Ma non sono ancora finite le emozioni. Al 36esimo la Proficulle potrebbe ridurre lo svantaggio. Tlilie si destreggia bene in mezzo a un nuvolo di avversari, porge la palla a Mucifori che si coordina come può e sferra un rasoterra pericolosissimo che esce di poco. Al 38esimo Piselli imbecca Bagnetti che va a segno, ma l'attentissimo Pannacci annulla per fuorigioco. Ancora cambi per il Torgiano, De Cristofaro per Genovese e Licastro per Conan. Generosa ma molto dispendiosa la gara a livello fisico per entrambi. La Proficulle non si rassegna, lotta fino alla fine. Al 45esimo mischia in aria la torgianese, ma la difesa sventa il pericolo. Passarella anche per il veterano giallo-blu Michele Pispola che subentra a Gian Domenico Bagnetti. Dopo 6 minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine dell'incontro, il Torgiano conquista la Coppa Primavera e si può dare inizio alla festa. Grande e sentita soddisfazione da parte di tutti i giocatori e lo staff che si esplicita con un lungo abbraccio tra mister Rubeca e il suo assistente Olivera. Solito capannello a centrocampo, sempre preteso da mister Rubeca per tutta la stagione, per il feedback di fine partita, questa volta innaffiato da un'ottima bottiglia di bollicine. Sì, quella coppa è del Torgiano che corre sotto la curva per celebrare questo momento storico importante per la società che non nasconde di voler centrare il double anche aggiudicandosi il campionato che ha alle battute finali. La doccia di bollicine tocca anche al presidentissimo Mario Mincigrucci che subito dopo si ricompatta davanti alla tribuna il triumvirato vero artefice di questa meritata vittoria, e cioè Enzo Rossi, lo stesso Mario Mincigrucci e mister Simone Rubeca. Bellissimo gesto da parte del team torgianese che si è recato sotto la curva della Proficulle, tifoseria correttissima che ha incoraggiato la propria squadra che ha fatto quanto di meglio poteva fare complicando non poco la vita al Torgiano al raggiungimento dell'obiettivo. Appuntamento fra 2 settimane per il match clou tra Torgiano e Montecastello che potrebbe assegnare il campionato al Torgiano.